E benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà il video "I miei follower controllano la mia vita per un giorno". Cioè io metterò dei sondaggi su Instagram e in base alla vostra risposta deciderò cosa fare oggi. Ho già pubblicato alcuni sondaggi perché, come vedete, sono già truccata e vestita. E vi ho chiesto, come prima cosa vi ho chiesto se avrei dovuto fare il video oppure no, e il 95% ha risposto di sì. Quindi schiacciante vittoria. E vi ho chiesto se oggi avrei dovuto truccarmi e il 77% ha detto di sì. Quindi mi sono truccata, ma in modo molto naturale, appunto perché... No. Appunto perché oggi non avevo proprio voglia di truccarmi. E siccome devo andare a fare shopping, non mi piace essere... cioè mi piace essere comoda. Poi vi ho chiesto quali pantaloni metto, e il 55% ha detto quelli neri. Infatti sto indossando questi jeans neri. E dopodiché ho chiesto quale maglia metto, quella nera o quella rosa, e il 53% ha detto quella nera, cioè questa qui a righe. E quindi nulla, ora andrò a fare shopping con mia mamma, quindi deciderete voi cosa io dovrò acquistare. Comunque, se ancora non lo fate, ricordatevi di seguirmi su Instagram perché lì posto moltissime cose e vi tengo molto più aggiornati che qui su YouTube, quindi se vi fa piacere andate a seguirmi. Allora, adesso farò il sondaggio fra questi due capi e devo parlare a bassissima voce perché non si possono fare foto qui dentro, quindi sì. Siamo appena stati dei cinesi perché è il mio posto tipo preferito per prendere vestitini estivi e quelle cose lì, perché a parte che non costano nulla, sono strabelli, cioè non li trovo in nessun altro negozio. Comunque, ora andiamo alle piramidi, che è il centro commerciale qui. Allora, alla fine ho preso tutti e due i vestiti perché ha vinto quello bianco, però in direct mi avete scritto in tantissimi di prenderli entrambi, quindi li ho presi entrambi. E nada. Ok, ora si mangia. Parli da sola. Parlavo con il cane, ok? Buono. No. Sì, ma perché qui siamo in una città molto piccola, quindi vloggare in giro tutti ti guardano male, no? Stiamo andando a comprare le scarpe e deciderete voi che scarpe devo prendere. Io potrei fare sondaggio anche se andare su Abulab o Footlooker, però io da Footlooker non trovo la canzone. E però tipo io da Footlooker non trovo mai niente di bello, quindi penso di andare da Abulab. Allora, ero solo da Footlooker e ho fatto il sondaggio fra queste due scarpe. Non so come si... Hai 20 euro di sconto. Ho 20 euro di sconto, quindi in realtà potrei prenderle tutte e due, eh? Vediamo. Oh, aia, sta vincendo Adidas di brutto. Sta vincendo bianco. Madò, guarda che roba. 80. Non sto qui a aspettare troppo perché comunque alla fine c'è una percentuale di persone che resta sempre uguale. Sta vincendo Adidas. Ok, quindi prendiamo queste. Ok. Prese le scarpe, alla fine avevo preso le Adidas che hanno vinto, hanno schiacciato le Nike. Quindi ora andiamo a casa e poi ho un appuntamento, fatalità oggi, ho l'appuntamento per farmi le unghie, ma non l'avevo messo in... cioè non è che l'ho preso oggi perché sapevo che dovevo fare il video. È così a caso, mi sono ricordata che oggi devo fare le unghie. Ora devo andare a farmi le unghie e ho fatto il sondaggio se farle bianche oppure fucsia. C'è praticamente una situazione di pareggio, nel senso che è 51% bianche e 49% rosa. C'è una differenza praticamente di 100 voti. Che non è, è pochissimo in pratica, quindi penso di farle magari un po' rosa e un po' bianche, nel senso alcune unghie farle bianche, alcune unghie farle rosa. Spero che vi piaccia l'idea perché davvero sono quasi pari. Comunque ora vado a farle, ora in questo momento me ne manca una, però sono giallo fluo e ora vado a farle. Thank you.
qui. Cane. Sono super superflua. Vabbè, con questa luce non so quanto si veda. Comunque alla fine ne ho fatta una bianca e l'altra rosa. Anche se ha vinto col 51, le unghie bianche, non avrebbe avuto senso farle tutte bianche e una rosa, perché comunque erano quasi a pari. Quindi ho deciso di farle tutte e due, però in questo modo. Sì, lo so, sembra una pazza che parlo da sola. Aprimi, grazie. Ecco qui, comunque sì, ho messo tipo dei brillantini qui. Questa sera devo uscire, quindi ho messo il nuovo vestito e metterò le scarpe Adidas bianche nuove che mi avete consigliato di prendere voi oggi, appunto. E poi ho appena messo un sondaggio, ora vi faccio vedere. Ciao Virginia. Quindi, allora, io che parlo, ho messo questo sondaggio, vediamo chi sta vincendo. Sta vincendo Gucci. Vi ho chiesto quale profumo avrei dovuto mettere e sta vincendo tantissimo Gucci, come potete vedere. Quindi questo qui è Gucci Bloom, è stra buono. Yeah. Allora, vediamo quale sta vincendo. Capelli sciolti o legati? Sta vincendo capelli sciolti di moltissimo, quindi io li avevo già sciolti in realtà, perché ho immaginato che avrebbero vinto i capelli sciolti, quindi sono felicissima e concordo un sacco con le vostre idee. Comunque questo è tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto, lasciate un pollicione in su se volete vedere altri video come questi, e mi sono piaciute un sacco le vostre scelte, nel senso che le ho condivise un sacco tutte, io non avrei scelto altre cose, quindi sono felicissima, e nulla, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!